Ingirumimus nocte et consumimur igni. Ecco, questa è una frase palindroma che si può leggere anche al contrario e che significa: noi giriamo tutta la notte e consumiamo il nostro fuoco. Chi sono? Le lucciole. Le lucciole, questo miracolo assoluto del creato che fa stupire i bambini, tutti i bambini del mondo, a qualunque età dell'uomo e dell'epopea umana, qualunque bambino si stupirà. Ma anche noi, quando vediamo le lucciole, possiamo tornare ad avere questa bellezza che è la meraviglia, lo stupore che ci riempie il cuore, e anche una metafora del buio, il buio dell'anima, che vivono anche i santi in un certo momento della loro vita, che viviamo noi e che possiamo vivere soprattutto in questo tempo d'estate in cui è quasi doverosa la felicità. Ebbene, ci sono persone sole, ci sono persone malate, che possono concentrarsi sulla lucciola. La lucciola è una piccola luce, diceva mia madre, che è come il buio che senti quando sei tanto triste. Pensa alla lucciola, perché quella piccola luce ti porterà ad avere, se ci pensi bene, a una nuova speranza, una luce grande, grande come tutto il sole che tu ti meriti. Ti meriti l'amore e tutta la gioia del mondo.